bentornati ragazzi qui sul canale di Telefonia Granata. Io come al solito sono Giovanni e oggi siamo qui per parlare di, beh, l'avete letto dal titolo, o meglio Honor View 10 Lite. Uno smartphone, devo dire, molto interessante. Come al solito uno smartphone che a me è piaciuto, perché io amo proprio Huawei. Volevo dire Honor, Huawei diciamo sono i cugini, ma comunque io amo proprio la casa Honor perché riesce a fare degli ottimi smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo. E proprio parlando di prezzo, beh, qui a mia destra o barra sinistra vi lascio quelle che sono le modalità di acquisto che magari potete trovare vantaggioso comunque se cercate proprio questo smartphone o in generale uno smartphone interessante come lui che andremo a analizzare a breve. Beh, potrebbero essere vantaggiosi, comunque potrebbero interessarvi visto che si avvicinano molto alla maggior parte delle vostre esigenze. Ma io direi proprio di sorvolare questa cose e quindi andare subito a parlare di questo smartphone. Ma prima di farlo vi invito a lasciare un bel mi piace, a condividere questo video, a lasciare anche un bel commento, un bel feedback che farci capire un po' cosa ne pensate di questo smartphone e anche del video, e ovviamente iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. E vi ricordo inoltre anche che in descrizione trovate ovviamente i vari link dei nostri social, Instagram e Facebook. Vi aspettiamo anche di lì e per qualsiasi informazione siamo sempre a vostra completa disposizione. Ma adesso basta e iniziamo a parlare di lui, quindi iniziamo. Partiamo ragazzi e partiamo da un unboxing, in questo caso veramente molto molto veloce, perché come al solito Huawei, Samsung e Honor all'interno delle scatole vanno sempre a mettere, per quanto riguarda i medio gamma, un cavo, in questo caso USB, micro USB per la ricarica, con un ovviamente adattatore da muro, quindi la presa che riesce a caricare lo smartphone in modalità diciamo abbastanza veloce. E comunque lo smartphone mi porta a sera anche con il 10% utilizzo intenso, 10% utilizzo intenso senza alcun problema, quindi anche sotto questo punto di vista non ci sono problemi per quanto riguarda il lato batteria. E proprio parlando sempre del lato batteria, non si surriscalda. Questo è un ottimo diciamo punto che mi è piaciuto analizzare, visto che ho provato qualche Honor e ogni tanto diciamo andava a surriscaldarsi, però comunque in generale va bene anche sotto questo punto di vista, ma ci soffermeremo più avanti. Andando avanti sempre con l'unboxing, all'interno della scatola andiamo a trovare ovviamente, come Honor ci ha abituato, una bella cover protettiva che vi permette di risparmiare qualche soldino e proteggere lo smartphone. Comunque cover solita, trasparente, non ve la faccio neanche vedere perché alla fine è buona ragazzi, vi protegge lo smartphone senza alcun problema. Detto ciò andiamo avanti, andiamo a parlare un pochettino di design, materiali, utilizzo quotidiano e come si tiene in mano. Allora partiamo dal fatto che è uno smartphone bello grande, questo c'è da dire, ma comunque Honor ha curato anche il design, infatti è uno smartphone costruito molto bene, infatti mi è piaciuto. Abbiamo vetro posteriore, vetro anteriore e un frame in alluminio opaco, in questo caso colorazione nera, devo dire la verità anche in questo caso molto molto elegante, e mi piace anche diciamo questo stacco posteriore da un grigiastro a un nero, diciamo ci sta, è un riferimento leggermente diverso che ricorda un pochettino la gamma Mate di Huawei. Ma comunque stavo dicendo che è un design ottimo, a me è piaciuto, solo l'unica cosa, come al solito anche questo qui è, per quanto riguarda proprio i smartphone Honor, quelli là leggermente più grandi, danno questo feedback uditivo proprio per quanto riguarda la scocca, che vi faccio sentire subito. Avete sentito ragazzi? Sembra quasi diciamo vuoto, però in generale posso dirvi che è uno smartphone diciamo fatto molto molto bene. Vi faccio vedere queste cose perché ormai tra tutti gli smartphone che sto provando sono le piccolezze che cambiano e quindi voglio mostrarvele. Andando avanti parliamo comunque di un generale completo anche per quanto riguarda appunto i tasti a disposizione. Infatti nel frame, nella parte destra, andremo a trovare tasto on off, volume su, volume giù, niente né sopra né a destra se non la slitta per sim. E poi nella parte sottostante abbiamo lo speaker che funziona molto bene, non ci sono problemi sotto questo punto di vista, entrata micro USB per la ricarica e poi l'entrata AUX che ormai a quanto pare mettono soltanto sui medio gamma, quindi ottimo anche sotto questo punto di vista. Una cosa che mi sono dimenticato, nella parte posteriore ovviamente troviamo due fotocamere che in questo caso hanno un design leggermente diverso, non sono unite, sono distaccate, ci sta anche per cambiare un pochettino. E ovviamente abbiamo anche il riconoscimento dell'impronta digitale posteriore. Anteriore abbiamo un bel display, non è AMOLED però devo dire la verità si vede molto molto bene, e abbiamo un notch non grande, non piccolo, piccolo, il giusto, secondo me ci sta. Abbiamo una capsula che ci permette di effettuare delle chiamate con una buona qualità, fotocamera anteriore che funziona molto bene, ma andremo a analizzare a breve, e poi abbiamo i vari sensori che ci permettono anche di appunto sbloccare lo smartphone tramite il riconoscimento facciale. Riconoscimento facciale che come state vedendo funziona molto bene, abbastanza reattivo, 10 volte su 10 sblocca lo smartphone, forse a volte ci pensa un pochettino in più. La stessa cosa riguarda anche il Touch ID posteriore che funziona molto bene, però anche in questo caso diciamo ci pensa a volte, però comunque riconosce l'impronta sempre in maniera
molto molto, diciamo, efficace. Comunque è sicuro, non vi preoccupate sotto questo punto di vista, non vi darà problemi. È uno smartphone che è interessante anche per quanto riguarda, diciamo, quello che troviamo sotto la scocca. Infatti andremo a trovare sotto la scocca un Kirin 710, 4 GB di RAM, in questo caso una memoria da 128 GB. Abbiamo un display, come detto in precedenza, bello grande, da 6.5 pollici, Full HD Plus, quindi 1080x2340 pixel e 397 ppi. Non è AMOLED, come detto in precedenza, parliamo sempre di un IPS LCD, ma come state vedendo ha degli ottimi angoli di visione ed è un display che appunto si vede molto bene in qualsiasi condizione di luce, non vi darà problemi. Il Kirin 710 lo fa funzionare, devo dire la verità, molto bene. Come state vedendo è uno smartphone bello fluido e anche le animazioni, che sono andate, diciamo, ad essere un po' più semplici, permettono di avere comunque un'esperienza, diciamo, più reattiva del sistema. Interfaccia Honor è uguale a quella Huawei, quindi secondo me è assolutamente da svecchiare, e quindi praticamente, ragazzi, non c'è quasi più nulla da dire, se non parlare appunto della fotocamera, che come al solito parliamo sempre alla fine. Allora, abbiamo una doppia fotocamera posteriore che, devo dire la verità, si comporta molto bene, meglio di per esempio Huawei P20 Lite, e parliamo però di una fotocamera, vado a leggere perché non mi ricordo preciso proprio tutto, però abbiamo 20 megapixel, 2 megapixel posteriori abbiamo, e una risoluzione massima per quanto riguarda le foto di 5120x3840 e l'apertura focale di f1.8. Allora, ragazzi, la fotocamera, come state vedendo anche dal si vede, o comunque fa delle buone fotografie. Video, come al solito, Honor e Huawei fanno sempre un pochettino di fatica, quindi non sto neanche a farveli vedere, però sappiate che comunque sono decenti, non esageratamente buoni, però comunque si può fare. Mentre per quanto riguarda le foto, devo dire la verità che si comporta molto bene, anche per quanto riguarda le macro non ci sono problemi. Come state vedendo, questa foto del fiore si vede molto molto bene ed è anche molto dettagliata, infatti fotocamera direi promossa, soprattutto per il rapporto qualità-prezzo. E la stessa cosa riguarda anche la fotocamera anteriore, che io appunto promuovo a pieni voti, sì, perché ci sta proprio in generale, secondo me è un ottimo smartphone, appunto, ripeto, sempre per il rapporto qualità-prezzo. Io, ragazzi, direi che per oggi potrebbe anche bastare. Come al solito, vi invito a lasciare un bel pollice in su, a commentare e a iscrivervi al canale se ancora l'avete fatto. Fateci sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo smartphone, e magari se siete interessati a qualche smartphone in preciso e quindi volete vedere magari una bella recensione, beh, fatecelo sapere sempre nei commenti. Noi ci vediamo prossimamente con nuovi video, quindi rimanete aggiornati, iscrivetevi al canale, ci vediamo e nulla. Buona giornata e grazie mille per il supporto.